Seigoro Taniguchi, regista di One Piece Red, no, per noi italiani, fan di anime, è un regista che veramente ha un grandissimo curriculum, è un grandissimo onore averlo in Italia, anche perché in Italia purtroppo personaggi così importanti legati al mondo dell'animazione non ne abbiamo, e siamo veramente molto felici di poterlo ospitare qui a Lucca. E appunto, approfittando di questo, noi abbiamo fame di sapere come nascono gli anime, soprattutto da personaggi come lui, che sono registi ormai veramente di straordinario talento e esperienza. Quindi volevo chiedere, come nasce un film di questa importanza, qual è il suo ruolo di regista e quanto durano più o meno, quanto dura la produzione di un film del genere? まず最初にここ素晴らしいキャリアを積んだ田口五郎監督、ここ初めてイタリアにいらっしゃいましたけれども、私たちこのイタリアの地において、アニメの監督という有名な方が一人もいない中、この素晴らしい監督がいらっしゃったということに非常に光栄と感じております。で、そのこの場を借りて、 アニメがいかにして生まれるか、またはどのようにやってその、どのようにやって構成されていくか、そして監督としてどのようにやって、それを作っていき、大体プロデュースというのはどれくらいの時間がかかるのかというのをお伺いしたいと思います。まずアニメーションを1本作るのにどれぐらいの時間がかかるのかに関しては、作品によって違います。なので、 必ずこの期間があれば作れるというものではありません。半年で作らなければならない場合もありますし、5年10年かかるタイプのプロジェクトもあります。ただアニメーションの良さといったものは、その期間とかそういったものとは別にですね、ありまして、それは情報のコントロールです。 私はもともと実写出身で、実写の方の撮影とか、助監督をやっていたのですが、アニメーションの世界に来てから、やっぱりアニメーションの魅力から離れられなくなってしまったんですね。それは情報のコントロールといったものがとても、アニメーションにおいては大事な要素だからです。情報のコントロールというのは、 一つのカットのところにどれぐらいの情報を入れ込んで、それをどのような優先順位のところで見せていくのか、それを連続して見せていくことによって、モンタージュによって何が生まれてくるのかといったことを、とても、テストしやすいし、それによってその正しい答え、自分にとっての正しい答えに向かって、組み上げていくということが、やりやすいメディア だからですね。なのでアニメーションといったものの素晴らしさといったものは、私の中ではやはり情報のコントロールにあると思っています。 Allora dunque, purtroppo non si può dire, non si può definire o dire normalmente quanto tempo ci impieghiamo per produrre un'animazione, può essere anche 6 mesi, ci sono anche dei progetti che vanno dai 5 ai 10 anni, e dipende anche dal tipo di progetto. Ma la bellezza dell'anime sta in questo, che riusciamo a controllare le informazioni. Cosa significa? Io ho un pregresso, un passato in cui lavoravo come assistente alla regia con live, con gli attori reali. E però una volta passato sul mondo dell'anime, ho trovato che la bontà, la bellezza dell'anime stava nel controllo delle informazioni. Cosa intendo? Che all'interno di una stessa scena, di una scena, io posso, e poi anche in fase di montaggio, posso decidere in quale ordine, con quale priorità dare determinate, montare o in quale sequenza dare determinate informazioni, e capire, controllare meglio che tipo di output ho in base al tipo di montaggio, al tipo di sceneggiatura. Ed è questo che è un media, quindi un mezzo che mi permette di controllare il risultato, le informazioni che voglio dare, ed è per questo che è molto facile, per modo di dire, lavorare in questo ambiente.
ed è il fascino appunto dell'animazione che anche noi in Italia stiamo sempre più riscoprendo, e sono veramente felice perché io sono della vecchia generazione cresciuta con l'invasione degli anime in Italia, mentre invece adesso tanti giovani stanno avendo una nuova invasione, quindi è veramente importante anche che arrivino personaggi di questa caratura a farcela amare ancora di più. しかしまたこのアニメがまたさらにこの、まあ、活発活性化しまして、新しい世代の、若者たちもさらにこのアニメに、興味を持った中、この谷口先生、谷口監督のような方がこの素晴らしい、先生がここにいらっしゃるということは、さらにこの若者たちを引きつける、素晴らしいステップの過程だと思っております。まず私ごときにそのような過分な評価をしていただき大変ありがとうございます。光栄です。その元のラートがみゃプレッシペルみゃびゃだとアディルトラクセパロレディエロジョ。Abbiamo tanto amato tanti suoi prodotti, Code Geass e altri titoli veramente importanti che hanno costituito veramente l'ultima invasione degli anime in Italia. L'ultimissima domanda che volevo fare è relativa a certe cose che abbiamo saputo dell'ultima parte di produzione appunto di One Piece Red. Non voglio fare spoiler, ma c'è una trasformazione finale che ci risulta essere arrivata all'ultimo a tutto, è stata giunta praticamente il finale, cioè l'ultima trasformazione che Luffy fa nel film. E come è nata l'idea di mettere questa trasformazione all'interno del film? もちろんこれはまだ映画を見てない方にはすべてこのお話しすることはできないんですけれども、特にこの最後の最このワンピースレッドの最後のところでラフィーが非常にこの変化変身しますけれども、うん、それが、最後の段階になって盛り込まれたっていうことを伺っているんですけれども、なぜ、そのラフィーのこの変身っていうのがもう考えたのでしょうか。これは最初のプランにはなかったのですが、やはり一人でも多くの人に楽しんでもらうというのがワンピースの基本であろうと思った時に、これを入れないということは考えられなかった。これを入れるというのを前提にしてやろうと、それはやはりワンピースのファンに対して、私たちの方が返すことができる、答えなのだろうという形で入れ込んでます。具体的に何を入れたのか、どのようになっているのかは映画館で確かめていただけると嬉しいです。Ovviamente nel progetto iniziale non c'era questa trasformazione di cui ha accennato lei, ma quando ci siamo resi conto che il nostro obiettivo non era solamente raggiungere i nostri fan già esistenti, ma una platea di persone, un audience ancora più ampia, abbiamo pensato che era necessario introdurre un nuovo elemento, però ovviamente non vi sto a svelare quale sia questa. Lo scopriranno solo al cinema. Esattamente, vi invito ad andare al cinema a scoprirlo voi stessi. いいですか。2つ目の質問、もしかしたらちょっとこういう答えが欲しいのかなと思うことがあるので、2つ目のアニメーションが最近また盛り上がってきてのところに対する別の答えで一回喋らせてください。 Allora, dunque, per quanto riguarda la seconda domanda dell'anime, quanto ci si impiega, stavo pensando al regista che magari avrebbe voluto un altro tipo di risposta, cioè accennando al fatto che c'è un'altra diciamo la nuova ondata di anime e nuovo interesse per l'anime, sì. Per cui mi permetta di rispondere in maniera anche diversa, così decide lei. Ok. 日本のアニメーションの世界のところでは今私と同世代の監督の人たちがとても多いです。その人たちがテレビとか他の劇場作品もリードしているところというのが結構見受けられます。この世代というのは子供の時に、ゴールドラックだったりとか、鋼鉄ジーグだったりとか、そういった作品を見て先輩が作ったアニメーションというものを見て育ってきた世代です。それが結果的に自分たちのそれぞれの人生の中でキャリアを積んで自分たちの作品を作れるようになっていろいろ発表してきているということがあります。これがもしかしたら今のアニメーション、日本のアニメーションが生んでいる一つのサイクルなのかもしれません。Dunque, posso dire che dei registi che
giapponesi che sono ancora attivi in Giappone, siamo più o meno tutti della stessa generazione, siamo praticamente quella generazione che è cresciuta con per esempio serie di Good Luck, Jigoro Kōro d'acciaio, che adesso hanno, no, solo descredo, hanno, che hanno praticamente, sono cresciuti, hanno fatto carriera e sulla base della loro esperienza da giovani, da quello che dal loro vissuto, stanno producendo cose nuove ed è questo forse un nuovo ciclo di anime. Siamo una generazione fantastica, Goldrick Generation. Goldrick Generation. Arigato gozaimasu.